Vorrei pregare, specialmente ai più giovani, per il loro bene, di guardare, di riflettere a questi fenomeni della natura. Cerchiamo di rallentare questa corsa pazza! Fermiamoci un attimo. Osserviamo la moto attentamente quanto ci circonda. Anche una nuvola, per me, può essere uno scopo, un concetto della nostra vita, una farfalla, un pettirosso, un fiore, una formica che lavora, un vecchio ulivo, un filo d'erba che si muove al vento. I piccoli canti lontani, una spiaggia deserta, un ramo secco trasportato dal vento. Provateci a ripetere, se vi riesce. Tutto questo per Simone Prunella, ma signori, ve l'assicuro, per chiunque di noi si dedicasse un po' di più alla lettura di questi versi. Beh, dicevo, tutto questo è poesia. Beh, quella che ho letto è L'alba e il tramonto. E se vi riesce, fatelo un mezzo applauso, che non sarebbe... di cui sopra vorrei leggervi un'altra poesia che si chiama La notte. Chiedo venia per le spalle, ma l'importante è che arrivi la voce. Nella notte rubo gli attimi crudeli della mia vita, della mia esistenza, del mio passato. Nella notte mi ritrovo, mi raccolgo con i miei pensieri che si riscontrano con la realtà. Sorrido, no, tu c'hai l'età giusta per farlo, perché quando si avanza con gli anni, vedi, siamo un po' come dei ricoglioniti, che ci dobbiamo, come dire, abbracciare a certi versi, a certe cose. Devi arrivare a quell'età per capire, è giusto che sia così, è giusto. Allora, dicevamo, il passato sembra un sogno, nel presente vedo già l'avvenire. Vorrei dormire. Vorrei riposare per sognare il passato. Hai capito, Giovanni? Vorrei riposare per sognare il passato. E per cancellare il presente. Gli uccelli odiano il vento, io la malvagità. Adesso sono sempre. Nel mio poco riposo sento il battito del mio cuore come un mendicante che bussa alla porta di casa. L'unico conforto è il mio respiro che mi fa credere, sperare che vivo ancora. Grazie, un altro applauso. Grazie.
avere voglia di raccogliere la tua cura. Ma ancora prima di toccare i fiori e di sentire il loro profumo, ho toccato la sua. Mi sono punto le dita. Così ho provato una strana sensazione, il piacere con loro. Le rose raccolte dagli altri non le accetterò mai. Per ogni rosa ci voglio soffrire. È l'unico modo per poter conoscere il profumo di quella donna. Grazie. Bene, signori, io vorrei che ascoltaste un attimo un po' di note emesse dal musicante che è là. Poi vi leggerei un'ultima poesia che almeno a me, di quelle che ha scritto lui, piace un po'. Raffaele, dà la possibilità di quello che devo andare qui davanti. Simone scriveva: quanti colori consumati, molti pennelli ho ridotto ad un solo pelo, e quante volte ho sporcato il mio camice di lavoro, ma tutto è tornato pulito. Tutti i giorni sporco le mani di tanti colori e tutto. Poi si poneva questa domanda: ma se si dovesse sporcare la mia coscienza? La sua risposta: ecco, allora sì, che sarebbe la fine. Grazie, Simone Pure.